Presidente Chiodi, come annunciato è partito questo tavolo con Sevel per le infrastrutture e un discorso tra la Regione Abruzzo e la maggiore azienda presente sul territorio. Quali sono i primi risultati e che impressione ha avuto lei? Guardi, il tavolo è adesso un tavolo formale, ma ovviamente tutte le fasi precedenti sono state fasi che hanno portato comunque la Fiat a credere nella nostra Regione Abruzzo e a fare l'investimento importante che è già iniziato di 700 milioni di euro che mette lo stabilimento Sevel in sicurezza per i prossimi anni, ma non per sempre. E di conseguenza dobbiamo cercare di far sì che tutte quelle facilitazioni che possono migliorare la produttività della Fiat in termini di costi e quindi di competitività del nostro stabilimento nei confronti di tutto il mondo, perché il problema dei competitor ormai sono il mondo, voglio dire anche le localizzazioni nelle altre parti del mondo, siano facilitate. Mi sembra che la Fiat abbia molto apprezzato, mi sembra che una serie di questioni hanno visto insomma già i risultati di un lavorio importante che fa ben sperare per il futuro. Mi riferisco agli interventi sulla Fondovalle del Sangro che sono ritenuti essenziali, del porto di Ortona abbiamo verificato un stato d'avanzamento molto importante, delle prospettive molto importanti, se solo lo Stato si decidesse ad onorare quell'accordo di programma, o meglio l'accordo quadro infrastrutture che abbiamo sottoscritto prima con il governo Berlusconi e poi con il governo Monti, e quindi se lo Stato decidesse di dar seguito, di onorare quello che è un accordo notarile quasi per 80 milioni di euro sul quale si sta lavorando, c'era anche il porto di Vasto, su Terna sono state registrate delle criticità, ma devo dire che anche le risposte che il sistema ferroviario ha adombrato, quelle possibili, quelle realizzabili, non quelle fantasmagoriche che ovviamente vengono molto spesso evocate ma che non hanno un minimo di prospettiva nel medio termine di essere non solo realizzate ma neppure finanziate, mi sembra che sia stato molto positivo. La Fiat l'ha apprezzato ed è quello che a noi interessava, che apprezzasse lo sforzo di coordinamento che la Regione vuole fare. La presenza anche del Presidente di Isernia, della provincia di Isernia, dimostra quanto certe problematiche ormai debbono essere affrontate a livello non solo regionale ma addirittura di area un po' più vasta. Adesso ci saranno i tavoli relativi all'automotive e successivamente tra un paio d'ore, perché abbiamo fatto tre fasi di lavoro, quello relativo a, insomma, un po' ai tassi di assenteismo che vengono registrati un po' troppo elevati rispetto a quelli che sono quelli registrati in altri stabilimenti pure della Fiat. Però insomma la Regione Abruzzo e la Fiat stanno lavorando, la Fiat investe in Abruzzo, noi investiamo sul mantenimento della Fiat in Abruzzo, così come ho visto fare De Cecco che ha investito in Abruzzo, loro ci credono, abbiamo il dovere, come me d'altra parte, io ci credo, abbiamo il dovere di meritarci la loro fiducia.